Io e Leila ci amiamo tantissimo. A domani. Posso salire? Ma c'è un problema. Aspetta! Possiamo parlare? Lo prendo per un no. Suo fratello non la fa uscire di casa. Ridammi il telefono. Sai che nelle sim c'è la gelatina di maiale? Buon appetito. Non so cosa fare. Sei pazzo. Salam aleikum. Aleikum salam. C'è una persona per te? Ah no, non è una persona, è una tenda da campeggio. Come vi chiamate, sorella? Shirazad. Cosa fa? È matta! Shh, sono io. Allora com'è? Sa quello che vuole. Non è come le altre. Fratello, controllatevi! Lei non fa per te. Seguitela. Devo sapere dove abita. Fatemi parlare con vostro padre. Non se ne parla. Shahrazad, ti devo parlare. Forse sei solo frustrato sessualmente. Sarai mia moglie. No, mamma. Sono io. Vi è piaciuto questo video? Allora scopriamo qualcosa di più sugli sdraiati. Questa divertente commedia di Francesca Archibugi è tratta dall'omonimo bestseller di Michele Serra e il protagonista sarà il bravissimo Claudio Bisio, che, diciamocelo, è sempre una certezza. Il film racconta la storia di Giorgio, celebre giornalista e conduttore televisivo di successo, che dietro una carriera lavorativa molto brillante nasconde una vita familiare altrettanto caotica, una ex moglie che non gli parla più da anni e un figlio, Tito, con cui non va per niente d'accordo. Imparare a farti i cazzi tuoi. Il tema principale è proprio il rapporto conflittuale tra genitori e figli. Da una parte gli adulti un po' confusi, un po' incapaci di relazionarsi con le nuove generazioni e dall'altra invece i giovani sdraiati, adolescenti che non vogliono essere mai limitati nella loro indipendenza e che fanno parte di una generazione che Serra chiama appunto gli sdraiati, cioè giovani consumisti inconsapevoli che passano le loro giornate distesi sul divano in preda ad oggetti tecnologici che sembrano essere prolungamenti del loro corpo. Questa, insomma, è proprio una commedia generazionale, nonché ritratto commosso e molto divertito del rapporto padre e figlio, che promette di strappare non poche risate, al cinema dal 23 novembre. Voi cosa ne pensate? Vi incuriosisce? È il vostro genere? Pensate di andarlo a vedere? Fatemi sapere nei commenti qui sotto. Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale attivando le notifiche così non vi perderete nemmeno un video. Noi ne pubblichiamo di nuovi ogni giorno. Vi aspetto al prossimo video. Ciao da Valeria.